Ciao fanciulle e fanciulli, ed eccoci qui con il video. Cosa ho portato nella mia valigia per Londra? Molti mi hanno seguito su Instagram, su Facebook, eccetera. Qua sotto nel box informazioni vi lascio sempre tutti i link e tutti i miei social network. E hanno visto che sono stata qualche giorno a Londra. Che cosa ho portato? Allora, queste sono tutte le cose che avevo indosso, più le scarpe, quindi vi faccio vedere tutto. Allora, cominciamo dalle scarpe. Le scarpe sono queste qua. Riusciamo a farle vedere? Eccole qua. Sono tutte di glitter, sono le classiche Vans, quelle che vanno adesso, sono dell'Haute Chaussée e sono comodissime. Le ho messe per la prima volta il primo giorno di Londra. Ho detto chissà se mi faranno venire le vesciche, invece no, hanno resistito. Quindi ho camminato sempre con quella. Gli occhiali ho sempre avuto questo, ho portato solamente questo qua. Comunque nel box informazioni poi vi scrivo tutto, le marche di tutte le cose, quindi non preoccupatevi. Gli occhiali sono sempre questi qua, sono quelli che avevo anche in nero. Mi sono piaciuti così tanto che appunto li ho presi anche di questo colore qua, carne, e mi piacciono tantissimo. Poi avevo, appunto per tornare, avevo questa giacca qua, gialla. Questa qua è di H&M, dove ho messo questa spilla qui e me l'hanno regalata anni fa comprando un rossetto Chanel, ti regalavano appunto la spilla Chanel, e ne ho un po' e mi piace abbinarle appunto così a queste cose un po' particolari, e perché solitamente le metto quelle spille con questa magliettina qua, che è appunto quella che vedo indosso, che è di Happiness con Karl Lagerfeld. Eccolo qua, solitamente mi piace mettere tutte queste spille di Chanel qui sulla t-shirt. E ovviamente cosa avevo? I miei soliti jeans, i Lucky Brand, quelli strappati, vabbè, ma li avete visti in tutte le foto di Londra. E questo tutto da lavare. Nella valigia, che cosa ho in valigia? Allora, in valigia ho un foulard arancione tutto colorato. Questo me l'ha regalato una ragazza all'incontro a Roma. A Roma o a Torino, non mi ricordo più, comunque grazie. Ormai mi accompagna sempre in tutti i viaggi. La presa, quella appunto inglese, un'altra presa inglese, e questo qua è il bank charger, è il caricatore, quello d'emergenza. Poi qui ho i liquidi che mi hanno fatto tirare fuori. Sono severissimi, sono andata all'aeroporto di Luton e sono veramente severissimi. Ti costringono a comprare con una sterlina i sacchettini, quelli trasparenti, perché sennò non ti fanno passare il liquido. Se non hai ancora la borsettina trasparente che costa una sterlina, non ti fanno passare i liquidi, te li trattengono. Beh, questo è il prime time di Bar Minerals, la base è quella gialla, e questo qua è il mio dentifricio, il Bio Repair. Qua basta. Apriamo la valigia. Cioè, anche se questa valigia è veramente microscopica, ci sta il mondo, che ho portato veramente tantissime cose. Questa è la mia, come si dice, la mia mantella, quella di Juicy Couture, che ho preso a Miami. Comodissima, di sera usavo questa. Di giorno faceva caldo, c'è sempre stato il sole, però appunto la sera, avendo solo le giacchettine, usavo anche questa qua. Questo qua è uno dei pezzi più belli, che mi piacciono di più di tutti, che ho nell'armadio. Questa è una giacca fatta finta a paillettes, che sembrano paillettes, ma in realtà non lo sono, perché è fatta tipo tuta. E mi piace, sia svaccatissima col jeans, come appunto l'ho indossata, che è la sera super elegante. È una giacca classica, non ha bottoni, ed è di Lazzari, è una delle mie marche preferite in assoluto di abbigliamento. Mi piace tantissimo. Ecco, uno, se dovessi, che ne so, tenere 5 pezzi solo di tutti i miei vestiti, sicuramente una sarebbe questa, che è uno dei pezzi che preferisco. Un passepartout, perché comunque è oro, ma non è un oro forte. Adoro, adoro, adoro. Un'altra giacca che ho portato è questa qua, sempre da abbinare, come questa qui, eccetera, da abbinare con le magliette fantasia. Questa è una giacca blu di Romwe, me l'avete vista usare tantissime volte, ha leggermente la spallina all'insù ed è appunto anche questa qua chancrata, mi piace tantissimo. Un'altra giacchettina che mi fa impazzire è questa, che ha la manica corta ed è a pois bianchi e neri,
l'interno invece è maculato perché però tanto non si vede, ed ha un taglio bellissimo, che anche questa qua è molto molto avvitata, da vedere se è tutta bella strepicciata, e appunto questa particolarità di avere questa cosa qui, e mi piace, indossata è veramente stupenda. E anche questa qua appunto abbinata alle magliettine bianche e alle magliettine nere, la trovo sciccosissima sia di giorno che la sera. Poi per la sera mi sono portata due cambi un po' a wanagana. Questo è un vestito meraviglioso, fantasmagorico. Sopra è semplicissimo, perché così a canottina nera. Quindi voi direte, ma che cos'è di particolare? Che cos'è di particolare? Perché la gonnellina è fatta così, un po' frufru, ed ha i tasti del pianoforte. Indossate qualcosa di favoloso, è sciccosissima perché arriva al ginocchio, quindi quella lunghezza che va bene appunto anche per una ricorrenza particolare, eccetera, una serata. Ecco, io l'ho trovata sciccosissimissima e mi è piaciuta tantissimo, cioè comunque è un pezzo veramente originale. Un altro vestito un po' wanagana, molto sensuale, molto sexy. Questo qua poi alla fine non l'ho messo. È blucina ovviamente ed è tutto aderente, molto aderente, e ha la particolarità di essere accollatissimo, perché tipo all'americana, però appunto ha questo leggero taglio sul seno che lo rende molto sensuale, con la schiena così, appunto con l'intreccio. Molto carino, però poi alla fine ho preferito la sera usare questo o le giacche. Poi un altro cambio da giorno, anche questo qua poi alla fine non l'ho usato, una tuta però di quelle leggere, appunto una tuta estiva, e ha tutte queste borchie qua oro, che erano perfette con le mie scarpine d'oro, e in grigio, una t-shirt normalissima, appunto solo l'oro qua, la borchia, e il pantalone è uguale, però il pantalone appunto tutto così in cotone con le tasche, ha le tasche anche dietro, l'oro che riprende così dalla cintura, in fondo vicino alle caviglie anche questa trama tutta così di borchie in oro, e la particolarità è che ha la gamba tutta strettissima, però a cavallo basso, tipo sapete quegli indiani, eccolo qua. Lo so che alcune fa impazzire, ad altre invece non piace molto, e quindi questo è quanto. Questa l'ho usata invece di sera, questa qua è una felpina bianca con la manica corta, questa qua l'ho presa da Zara nel Saudi, l'ho pagata veramente tipo 6 euro, una cosa così, è larghissima, e anche questa qua mi piace perché la usavo sbloccatissima con la sera con questa scarpa qua, abbinata alla giacca. Comunque vabbè, avete visto, la maggior parte di queste cose le avete viste sulle foto su Instagram eccetera. L'altra magliettina che ho usato è questa, sempre con la giacca di Lazzari, abbinato. E questa qua è di Momo's Tea, con la spilla così, con la foto di una spilla di Chanel, che tra l'altro questa spilla ce l'ho anche. E quindi mi è piaciuta subito l'idea di avere una maglietta con la mia spilla. Ah, questo è il modo in cui io sistemo i vestiti quando sono sporchi, perché comunque dopo ogni viaggio, anche se di un giorno, comunque io lavo tutto, perché li metto nell'armadio, comunque va la valigia, una cosa e quell'altra, i vestiti puliti possono stare a contatto con i vestiti sporchi, quindi io lavo tutto, e questo è il modo in cui metto le cose sporche, o sporche o anche pulite, che comunque andrò subito a lavare. Invece la valigia all'andata è diversa di come posiziono i capi per non stropicciarli, quindi qua li metto così alla bene meglio, per occupare meglio gli spazi, perché appunto non mi interessa se si stropicciano o no. La maglietta invece con la quale sono partita è questa di John Breck, con i pappagalli. Questa qua mi piace tantissimo, me l'avete vista usare milioni di volte. Poi le scarpe per la sera sono queste, sono fantasmagoriche, guardate che bello, hanno un tacco così tutto di brillanti, e sono molto molto sensuali perché lasciano molto il piede nudo, con questo laccio a T che sfina molto
la gamba e mi piacciono tantissimo. Queste qua sono di Dolce Gabbana di millenni fa, ancora attualissime e perfette, abbinate appunto col vestito, quello col pianoforte, era stupendo. Il mio immancabile ferro, anche se non l'ho tolto dalla valigia perché in albergo ce l'avevo, avevo la tavola da stiro, avevo il ferro, avevo tutto. Un calzino, perché avevo portato appunto delle scarpe di scorta che poi non ho usato, che non sapevo come reagivano quelle coi gritte. E qui è dentro appunto la scarpa di scorta ed era questa qua di Bershka che ho preso un po' di tempo fa. Anche questa qua è stracomodissima. Ecco qua la mia solita spazzola con tutti i bei capelli da pulire, vergogna. E la limetta, questa che l'ho presa in albergo. Un altro caricabatterie d'emergenza. Poi anche questo qua l'ho preso in albergo, ormai faccio la collezione. Fazzoletti, la mia bustina del beauty bagno, la mia piastra, vi faccio vedere cosa ho qua. A parte, vabbè, il dentifricio e l'altra crema che ho messo davanti perché erano liquidi più grossi. Ho questa per stirarmi i capelli ed è una di Fito ed è il siero riparatore lunghezza e punte. Questa qua. Poi qui c'era dentro l'acqua micellare che l'ho svuotata per non aver problemi appunto all'ingresso all'aeroporto. La Fito Neuf che sta finendo. Il solito spazzolino, la mia solita crema travasata, il mio solito contorno occhi di Perricone. Il mio solito burro cacao di Dior, il mio pinzone e le mie salviettine, quelle asciutte da usare per struccarmi. E invece di trucchi, questa volta l'ho svuotato perché volevo solo il minimo indispensabile, perché sapevo che avrei fatto acquisti. Ah, ecco, questo, da questa borsa ho tolto tutti gli acquisti, cioè da questa borsa, da questa valigia ho tolto tutti gli acquisti perché appunto ve li farò vedere nel prossimo video. E li ho tolti perché sennò appunto poi ve li facevo già vedere, quindi ho tolto tutti gli acquisti e poi ho richiuso la valigia per fare il video. Solito pennello Real Techniques, questo su BB Cream Italia.eu, la mia solita cipria di Guerlain che adoro, il mio blush, quello di Milani che adoro, il mio pennello di Tarte che adoro, anche i pennelli li ho messi insieme, il solito 217, 239, il pennello di Pupa e la matita sopracciglia di Neve, Naked Basic, fondotinta Bare Minerals, quello matte, l'Urban Decay Primer Potion Anti-Age, il correttore MAC, il Studio Finish Concealer, il Kajal Nero Bottega Verde, il tempera matite, il mascara, sto usando questo qua, il Lash Domination di Bare Minerals, un ottimo prodotto, e qua Kat Von D l'eyeliner. Queste sono tutte le cose che avevo nella valigia per Londra. Spero tanto di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!